Una mostra fotografica bipersonale, quella di Lorenzo Cicconi Massi e Cristian Tasso, un progetto visivo che si propone di rilanciare la fotografia marchigiana in modo contemporaneo. Così la curatrice Alessia Locatelli presenta il lavoro dei due fotografi diversi che si sono ritrovati nella splendida location della limonaia di Villa Baruchello a Porto Sant'Elpidio, riqualificata e riaperta proprio per la mostra. 60 scatti differenti, al contempo simili, perché raccontano a modo loro la terra, chi la lavora, chi la vive, chi la tramanda. Due mesi di tempo, la mostra chiude il 31 dicembre per immergersi nel respiro della terra e per continuare a vivere la tradizione fotografica delle Marche, partita con Giacomelli e Crocenzi, proseguita con Dondero e Cavalli, fino ad arrivare alla terza generazione, che i Cicconi Massi e Tasso ben rappresentano nelle Marche e nel mondo. 2 mesi per vivere la città calzaturiera in modo diverso, immergendosi nella cultura che il sindaco Ciarpella vuole sempre più far diventare un perno di sviluppo di Porto Sant'Elpidio.